Netflix viene attribuito le versioni a minor consumo della nostra gamma. Il primo modello Ecoflex, presentato nel 2008, era una corsa e già all'epoca era un'offerta competitiva, con un consumo di soli 4,5 litri per 100 km, corrispondente ad un'emissione di 119 grammi di CO2 per chilometro. Nel 2009 è stata presentata una nuova versione della corsa Ecoflex, con la medesima potenza ma con un consumo ridotto a 4,1 litri per 100 km, pari a 109 grammi di CO2 per chilometro. A partire dall'anno scorso, poi, la potenza della motorizzazione Ecoflex è stata portata a 95 cavalli, ma con un consumo ulteriormente ridotto a 3,7 litri per 100 km, corrispondenti a 98 grammi di CO2 per chilometro. Ogni miglioramento del risultato è dovuto allo sviluppo congiunto tra l'ingegneria del propulsore e del veicolo, come ad esempio il miglioramento dell'aerodinamica, la riduzione dei pesi e l'utilizzo di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. La nuova corsa Ecoflex 2011 è equipaggiata con un motore da 95 cavalli Euro 5, con un consumo di soli 3,5 litri per 100 km, corrispondenti a 94 grammi di CO2 per chilometro. Ciò significa che in un arco temporale di soli 3 anni siamo riusciti ad aumentare la potenza dei motori Ecoflex di quasi il 27% e contemporaneamente a ridurre i consumi di una quantità superiore al 22%. E ovviamente di questo risultato siamo molto orgogliosi.